Container. Till I can get my container. E si comincia con un'altra bella puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Benvenuti, bentrovati qui su Container Radio da Andrea Collalto e Carmela Simeone. Quest'oggi ho voluto cambiare un po' la presentazione. Benvenuta la nostra Carmela. Grazie, grazie, benvenuti a tutti questa sera per questa nuova puntata di Artigianato all'Arrembaggio. Allora, si comincia questa nuova puntata per parlare di artigianato. Vogliamo ricordare, Carmela, agli amici e alle amiche in particolare che si sono collegate questa sera, di che cosa si occupa la nostra trasmissione? Ecco, noi ci occupiamo di dar luce a quelli che sono i vecchi mestieri di artigianato, anche nuove vesti, perché insomma si cerca sempre di rimodernarsi, perché si cerca di tramandare le tradizioni in modo diverso. E per artigianato noi abbiamo sempre detto, non intendiamo solo il classico artigianato delle botteghe come si pensava una volta, ma tutte le nuove forme di artigianato che sono venute fuori, sono nate in questi ultimi anni. Appunto, quindi abbiamo iniziato parlando anche proprio la prima puntata, ormai un mese fa, perché questa è la quarta puntata della trasmissione. Abbiamo iniziato parlando di discografia indipendente, poi insomma si è proseguito parlando di svariati altri argomenti, la ceramica, la panificazione, l'arte la settimana scorsa. E questa settimana qual è l'argomento che andremo a trattare, Carmela? Questa settimana l'argomento è interessante perché è il ricamo, che non è una cosa semplicissima, perché insomma chiunque ascolti una persona che parla di ricamo dice vabbè, sarà tenere in mano l'ago e fare qualcosa così. Invece no, ci sono delle vere e proprie scuole, anche delle accademie, e in questo caso con Maria Grazia Lenti scopriremo il nuovo mondo del ricamo e del tombolo. Ricamo? Un mondo affascinantissimo. Beh, un mondo molto affascinante, quello del ricamo, quello del tombolo in particolare, perché parleremo in particolare di tombolo con Maria Grazia Lenti del Giardino dei Punti di Milano. Un circolo di Milano assolutamente da seguire, poi comunque avremo modo di parlarne proprio con Maria Grazia Lenti. E devo dire che io mi sono un po' avvicinato al tombolo anche grazie a te, Carmela, perché insomma c'è anche la tua paginetta su Facebook, la ricordiamo, Arte del Ricamo Mela, che insomma non solo per quanto riguarda il tombolo ma anche per quanto riguarda il ricamo, devo dire che propone sempre delle belle cose, e anche tu sei veramente brava. Grazie. No, non ho una grandissima esperienza, nel senso che lo faccio da pochi anni, però mi piace tanto, mi piace perché mi sento realizzata quando comincio a vedere che un disegno prende forma praticamente davanti ai miei occhi, e mi piace. Bene, bene, no, effettivamente quando si parla di, quando, come dire, si parla di artigianato, sono sempre delle belle cose, perché insomma quando c'è la soddisfazione per quello che fai è la cosa più bella, credo, quando hai un oggetto che hai realizzato tu con le tue mani. È vero, è vero, no, la soddisfazione è grandissima, perché ecco, le persone sono abituate a vedere gli oggetti, anche oggetti fatti a mano a livello di ricamo, sono abituati a vederli già fatti. Non sanno il lavoro che c'è dietro, non sanno la passione che c'è dietro, e lo scopriremo questa sera. Assolutamente, con una bella intervista. Poi c'è da dire, Carmela, che l'arte del tombolo è anche un'arte molto antica, giusto per introdurre un po' l'argomento di stasera. Sì, è un'arte molto antica, che veniva prima tramandata di madre in figlia, e è un'arte bellissima perché ci vuole tanta passione, però riesce anche a farti sentire realizzato, perché i mestieri manuali sono quelli che ti danno più soddisfazione, sono quelli che riescono magari a farti cambiare in meglio la giornata, magari che so, è una giornata un po' buia, diciamo così. Ti metti lì a fare qualcosa di manuale, il tempo ti passa e ti rilassi. Quindi io lo consiglierei a tutti. Bene, quindi vi abbiamo sicuramente incuriosito, e a questo punto andiamo con un po' di musica, direi, Carmela, e poi abbiamo già introdotto praticamente la nostra intervista, ci collegheremo proprio con Maria Grazia Lenti del Giardino dei Punti di Milano, e con lei andremo proprio ad approfondire l'argomento tombolo e ricamo. Che cosa ci ascoltiamo adesso?
Io avevo pensato a una bella canzone di James Brown per dare un po' di ritmo. Quindi a Feel Good. Wow! www.containerradio.it. Intervista del giorno. E siamo quindi con un'altra bella chiacchierata radiofonica, con un'altra bella intervista per parlare di artigianato, con il nostro artigianato all'arrembaggio. E in questa puntata, Carmela, devo dire che parliamo di cose veramente interessanti. Per esempio, in questa intervista si parla di tombolo, giusto? È vero, è vero. Si parla di tombolo, un argomento che mi piace tantissimo perché anche io lo lavoro, quindi ovviamente ci sono lavorazioni diverse da regione a regione. Adesso ci faremo spiegare dalla nostra Maria Grazia Lenti. Benvenuta Maria Grazia. Grazie, grazie tante. Allora, diamo veramente il benvenuto a Maria Grazia Lenti. Ricordiamo il giardino dei punti, questo circolo di ricami, pizzi e decori di Milano. Adesso entriamo veramente, proprio vogliamo scoprire qualcosa in più della vostra scuola, Maria Grazia, che so che sì, è nata nel 1993, giusto? Esatto, quest'anno abbiamo fatto 20 anni e noi abbiamo dei corsi che appunto insegnano il tombolo, il ricamo e anche naturalmente il pizzo ad ago di Burano. E abbiamo dei corsi la mattina, il pomeriggio, la sera e poi abbiamo anche dei video che possono insegnare a tutte le persone che non possono frequentare. E ormai sono 20 anni, sono sperimentatissimi. Ecco, io diciamo decisamente non sono un esperto in materia, quindi lascerò parlare un po' di più la nostra Carmela Simeone, però sono certo curioso di sapere che cos'è in particolare il tombolo. Allora, parlo io o parla Carmela? No, voglio sapere intanto da Maria Grazia. Sì, allora il tombolo è un cuscino, uh-huh, un cuscino sul quale si mette un disegno. Noi ad esempio usiamo il cartone, e il cartone disegnato, e su questo cartone vengono messi degli spilli, a cavallo degli spilli il filo che è montato su dei fuselli, che sono dei piccoli fusi legati tra di loro appunto dal filo, e si mettono queste coppie di fuselli che si intrecciano a formare il punto tela. Difatti la lavorazione si chiama proprio punto tela e si lavora tutto senza un supporto sotto. Infatti quando si finisce di completare il disegno si tolgono gli spilli e il lavoro rimane in aria praticamente, quindi rimane sollevato dal cartone. È una tecnica piuttosto antica che arriva molto probabilmente dall'Oltralpe, dalla Francia, ed è facilissima perché quando vengono le persone nuove da noi che vogliono imparare, io chiedo sempre loro: avete mai fatto le trecce ai capelli? E mi dicono sì. Ecco, è come lavorare il pizzo al tombolo, perché l'intreccio è proprio questo sovrapporsi di fuselli che si intrecciano come per fare una treccia, ecco. Questo è la lavorazione del tombolo. Ho capito. Adesso lascio la parola alla nostra Carmela Simeone, perché sono sicuro, Carmela, che avrai delle buone curiosità, giusto? Sì, beh, allora, io lavoro un tombolo un po' diverso, perché non è il mio, non è Cantù, ma è il tombolo tradizionale della mia zona, il tombolo di Sernia. Ed è bello perché io l'ho imparato dalle signore di un paese qui vicino, che loro lo facevano da bambine. Quindi hanno portato avanti questa tradizione. La cosa bella delle tradizioni è che, insomma, qui almeno in zona vengono tramandate da madre in figlia, da generazioni praticamente. E la cosa particolare è che ogni signora che fa il tombolo qui in zona ha dei, fra virgolette, segreti, diciamo così, dei piccoli segreti per come fare il tombolo, che vengono tramandati solo ed esclusivamente alla famiglia. Ora, mi rendo conto, Maria Grazia, che facendo dei corsi si fa, insomma, un po' un corso standard,
Però è bello, cioè almeno per me è stato bello impararlo dalle signore del paese, perché poi dovunque andassi in questo paese ogni signora mi diceva no ma io lo faccio così, no ma io lo faccio così. Dopo invece com'è? Cioè c'è questo tramandarsi la tradizione che tu sappia con delle piccole allora, accorgimenti per diversi? Per noi è un po' diverso perché c'è stata la scuola d'arte di Cantù che ha codificato determinati punti. E anche qui c'è stata una tradizione orale nel trasmetterlo da mamma a figlia. E adesso, quindi, non è che ogni famiglia ha le sue regole, un pochettino, però la base era uguale per tutti. Quello che io ho cercato di fare con la scuola è stato quello di uniformare e di trasmettere una cosa che rimanesse per tutti e non che ognuno fa come vuole. Quindi partiamo da una base uguale per tutti naturalmente, poi la sviluppiamo con centinaia di disegni diversi e una volta che una persona ha appreso la tecnica di base, poi può spaziare anche avvicinandosi ai modelli che si usano all'estero, cioè diamo la possibilità di sviluppare una conoscenza delle altre tecniche che ci sono in giro. Guarda, devo dire che sono stata anche fortunata perché abbiamo sempre partecipato a dei concorsi, quindi ci siamo confrontati anche con altre realtà e abbiamo vinto spesso nei concorsi di pizzo al tombolo. Quindi io sono contenta di aver fissato queste alcune regole proprio attraverso il DVD in modo che la conoscenza di base ci fosse e siccome qui invece sono molto tengono il segreto, a Cantù nessuno parla del pizzo perché tutti vogliono avere il segreto da tramandare. Invece mi sembra così bello far conoscere a tutti una tecnica, anche che tra le altre cose dà soddisfazione quando si realizzano delle cose con il pizzo al tombolo, è il bello che si concretizza sotto le proprie mani. Almeno io ecco, vedo così. La mia fortuna è stata di avere una maestra di tombolo che la pensava esattamente come te, Maria Grazia, perché ripeto, siccome tutte dicevano no, io lo faccio così, ma poi non ti spiegavano, invece ho avuto questa maestra di tombolo bravissima che lo fa da una vita, che mi ha detto sì. No, io non sono gelosa delle tecniche del tombolo, anzi io ti insegno tutto quello che mi è stato insegnato a me da mia madre e da mia nonna. Ed è una cosa bellissima perché si tramanda la tradizione senza ecco queste gelosie di fondo che alla fine c'erano prima nei paesi. Certo. Ci sono purtroppo anche oggi perché almeno insomma qui in zona se per esempio vai a chiedere di insegnarti un punto di ricamo, fanno tutta quanta una cosa, cioè fanno un po' le misteriose e alla fine insomma questo punto di ricamo non si capisce come si deve fare. Sembra una cosa bene, difficilissima. Io ho fatto i DVD e invece non apposta. È così insomma. Proprio perché non ci fossero segreti, anche perché se le persone non tramandano il loro sapere finisce tutto. Sì, è vero, concordo perfettamente con te, grazie. Ma senti un po', ma qual è il punto di ricamo che ti richiedono di più le persone che vogliono imparare a ricamare? Cioè, c'è qualche preferenza? Un conto è il ricamo e un conto è il tombolo. Naturalmente il ricamo, quello che ispira di più, quello che piace di più è sempre il punto raso, è quello che sembra una o punto pittura. Però anche lì noi abbiamo una scaletta perché non si può dare in mano un ago a una persona che non ha mai lavorato e fargli fare il punto raso. C'è un programma progressivo, proprio si va avanti per piccoli stage e naturalmente le signore ottengono dei risultati, signore e anche signori, perché abbiamo anche degli uomini che imparano a fare sia il ricamo che il pizzo al tombolo. Bene, bene, no, mi piace questa cosa perché insomma io, Andrea lo sa, sono per il tramandare le tradizioni anche ai giovani, visto che molti giovani insomma non sanno nemmeno tenere un ago in mano perché effettivamente non avevano un punto di riferimento per imparare. Mi piace il fatto che insomma tu abbia aperto un circolo proprio per questo ed è una cosa bellissima, giusto Andrea? Giustissimo direi, anche perché... Posso parlare?
Più o meno, Maria Grazia, quanto tempo dura un corso di ricamo, cioè proprio di ricamo intendo, non di tombolo? Prego? Quanto tempo dura un corso di ricamo? A noi abbiamo i corsi annuali, incominciamo a settembre e finiamo a giugno, quindi una volta alla settimana. Poi abbiamo dei corsi un po' più brevi che durano 3 mesi, anche perché per fare una cosa bene non si può dire che in una settimana si impara tutto, e quindi sono un pochettino severa in questo senso. Quando viene una persona e mi dice io ho solo 3 giorni di tempo, dico guardi, stiamo insieme tutto il giorno, chiacchieriamo, ma non possiamo realizzare il tombolo in 3 giorni, e quindi noi abbiamo questi corsi che durano tutto l'anno. E devo dire che io ho alunne che vengono da parecchi anni, anche perché ormai si è creata un'amicizia, un ambiente così in allegro. Si ingrassa perché portano tante torte. Portano le torte. No, ma è bellissimo così, perché poi alla fine, diciamo, il tempo vola anche di più. Io penso che il tempo passato in compagnia a fare il tombolo, anche perché qui ci organizziamo ad esempio a casa delle amiche, e vola di più il tempo, e impari anche con più allegria, voglio dire, senza quella tensione di dire, non so, devo imparare. Certo. Penso che l'insegnamento diventi un po' più fluido così, no? Ma soprattutto tante volte aiuta, lo stare insieme aiuta persone che magari sono sole, hanno dei problemi, perché quando lavori al tombolo o ricami, la mente si libera dai problemi e si impegna in quello che sta facendo. E quindi diventa piacevole anche per questo, il tempo passa senza essere angosciati dai propri problemi. E poi, ad esempio, lavorare al tombolo fa bene alle articolazioni della mano. Abbiamo avuto una signorina, abbiamo ancora una signorina che ha subito un grave incidente e purtroppo aveva la mano completamente paralizzata. Adesso la muove. Quando è venuta aveva le 3 dita della mano, le ultime 3 dita che rimanevano chiuse, lei doveva aprirle facendo scattare un dito alla volta. Adesso riesce ad aprirle, e quindi questo è già un bel miracolo del tombolo. No, è vero, anche perché Andrea gli ho fatto vedere le foto, non ha ancora visto il tombo proprio, il tombolo fisicamente, perché non potevo portarlo su in Veneto così in pullman o in treno, però voglio dire, comunque ha visto le foto e ha visto insomma come si tengono in mano i fuselli, capisce anche un po' la difficoltà. Eh sì, decisamente sì. Io poi so che Maria Grazia, tra l'altro, il vostro circolo ha la sede centrale a Milano, ma so che c'è anche un'altra sede, che organizzate altri corsi anche a Napoli, a giusto? A Napoli sono 13 anni che vado giù a fare corsi, però li abbiamo fatti anche in tante altre zone d'Italia dove richiedevano una presenza di un insegnante, quindi ben volentieri sono andata a insegnare. E poi eventualmente, se tu non sai come si fa il tombolo, puoi guardare i promo dei nostri video su YouTube o sul nostro sito, così vedi come si lavora il tombolo. Assolutamente sì, e lo farò decisamente. Poi un'altra cosa che ci incuriosiva è anche il restauro di pizzi ricami antichi. So che sì, vi occupate anche di questa attività. Esatto, naturalmente sono aiutata da delle persone esperte e studiamo come recuperare, non so, lo strappo dell'abito da sposa, oppure il ricamo antico che si è rovinato, si è rotto. Facciamo anche questo lavoro, cioè questo è un lavoro non tanto di insegnamento, che diventa difficile, ma proprio come lavoro per il pubblico, ecco. Maria Grazia, sentiti, mi è capitato di dover fare dei pizzi per un abito da sposa di questi tempi? Ma guarda, mi fai una domanda, ti ringrazio. Se vai sulla nostra pagina, mi dispiace fare questo, sembra che mi voglia fare una pubblicità, ma non è così. Sulla pagina di Facebook Il Giardino dei Punti c'è la fotografia di un velo da sposa che una nostra alunna ha realizzato. Il bordo del velo è tutto realizzato a tombolo, è bellissimo.
l'abbiamo messo. No, a me queste cose piacciono tanto, anche perché diciamo anche ai nostri ascoltatori, è molto difficile, nel senso non difficile da imparare, perché volendo si può. Il problema è difficile realizzare determinate cose, perché la gente, purtroppo, Andrea lo taglio, lo dico sempre, pensa che il lavoro a tombolo sia come quando tu compri un pizzo qualsiasi fatto in serie. Non è così, ci vuole tempo, se ne va alla vista, come diciamo qua, nel senso che devi stare tante ore tante ore su un lavoro, ci vuole tanto tempo, per questo anche i costi sono un po' più alti, però insomma sia un lavoro artigianale, perché di artigianato stiamo parlando, un lavoro artigianale che ti rimane veramente come pezzo unico. Allora, quanto tempo ci vuole, Maria Grazia, per realizzare, ecco, come hai detto tu, un velo per un abito da sposa fatto al tombolo? Come dicevo, diciamo, il velo che puoi andare a vedere, la nostra alunna l'ha realizzato in 2 anni, naturalmente non ha lavorato solo a quello, però ci ha messo 2 anni per poterlo realizzare, sono parecchi metri di bordo, abbiamo studiato il disegno, l'abbiamo fatto scegliere la sposa, la signorina ha scelto un tipo di lavoro e questa alunna gliel'ha realizzato completamente. Io non so quanto sia venuto a costare, ma voi pensate il tempo e le ore che ci sono volute di lavoro. Sono tantissime, tra l'altro. Come? Che sono tantissime, tra l'altro, perché insomma ci si deve dedicare punto per punto, perché poi non si possono fare errori in questo caso, insomma. No. Certo, bisogna stare attenti a non sporcare il filato, a fare sempre, a non fare errori assolutamente, perché si vedono immediatamente. Beh, io intanto sono andato a vedere la pagina su Facebook, stavo ammirando questo velo da sposa, è un capolavoro, una cosa incredibile. La sposa non l'abbiamo tagliata noi, mi hanno mandato le 2 fotografie separate. No, ma è bellissimo sentire, insomma, questi esempi di tradizione che rimane e che viene tramandata ai giovani, perché non è facile, insomma, non è facile vedere dei giovani che si mettono, insomma, per 2 anni a fare un velo da sposa, perché insomma i giovani hanno tantissimo tempo, però si lamentano sempre di non riuscire a fare le cose, sì. No, ma vedi, questo purtroppo è un bellissimo esempio, Maria Grazia. I ragazzi avrebbero sono molto presi con la scuola oppure con il lavoro e quindi è difficile far avvicinare i ragazzi a queste cose, però quando ci si riesce devo dire che si ha molta soddisfazione, perché i ragazzi e i bambini imparano immediatamente, per loro è veramente molto facile, è come un gioco. Sarebbe bello se potesse entrare nelle scuole come attività anche manuale, uomo o donna che sia, perché in fondo le corporazioni dei ricamatori quando sono nate erano formate da uomini, quindi anche l'uomo può fare benissimo il pizzo al tombolo e sarebbe bello poterlo fare con le persone più giovani. No, è vero, è vero, no, è bellissimo, anche perché io mi ricordo che all'elementari il pomeriggio rimanevamo a scuola e ci facevano fare il corso di uncinetto. Insomma, ed era una bella cosa perché imparavamo praticamente subito, certo. Perché come tu, Maria Grazia, per noi era un gioco, perché eravamo piccoli, era un gioco, però il corso di uncinetto, devo dire, uscivano dei bei lavori. Ma col tombolo è ancora più facile, perché si divertono con i fuselli. Io ho creato dei fuselli colorati proprio perché l'insegnamento fosse più facile, non ci si confondesse con i fili, e quindi quando si lavora con i colori abbinati, 2 rossi, 2 gialli, 2 verdi, 2 viole, eccetera, per i ragazzi è ancora più divertente. Io invece per comodità, siccome ho una corporatura molto esile e quindi ho le manine piccoline, diciamo così, fortunata, per comodità mi feci fare i fuselli personalizzati, cioè invece dei classici fuselli fatti con il legno di ulivo, perché qua insomma si facevano con legno di ulivo, oppure con il legno delle canne quelle di fiume, di alcune piante insomma che crescono vicino al fiume, mi feci fare con l'ulivo e con il ciliegio.
quindi provai tutte e due, quelli con l'ulivo mi sembrano pesanti e tenni quelli con quelli fatti di ciliegio, e praticamente erano leggerissimi. Sì, ecco, ed erano andati alle mie mani. C'è tutta una storia particolare, perché noi usiamo i fuselli un pochettino più pesanti perché devono proprio tenere il filo molto teso, ma dipende dal tipo di filato, perché usiamo il filo dal numero 30 fino al numero 100-120 e quindi anche il tipo di fusello varia a secondo il filato che si deve usare. Io uso filati molto sottili e quindi praticamente e faccio un lavoro molto stretto e quindi insomma non serve che i fuselli pesino tanto, perché tanto li stringo io. Certo. Però dipende sempre da, ecco, dalla persona che si trova a lavorare al tombolo, dipende insomma da come si trova la persona che lavora al tombolo. Andrea lo sa come sono, le mie mani sono piccolissime, quindi io mi regolo a seconda della mia manualità, insomma. Mi piacerebbe vedere qualche tuo lavoro, perché non me lo mandi via mail? Sì, no, puoi trovarlo anche sulla pagina. Andrea ti può dire che pagina ho io, Andrea, vediamo se lo ricorda. Eh certo, beh, c'è l'arte del ricamo mela della nostra Carmela Simeone, sì. Benissimo, adesso spero di riuscire a vederlo domani, perché siamo stati a scuola tutto il giorno senza internet, eravamo a pezzi perché c'è un guasto alla centralina, spero che lo riparino entro domani, ma andrò immediatamente a vederli. Poi, e tu vai a vedere i nostri, naturalmente. Certo che sì. Beh, ricordiamo ancora, Maria Grazia, intanto il vostro sito internet e anche la pagina su Facebook, dove i nostri amici possono venire a vedere fisicamente i vostri lavori e anche scoprire qualcosa di più sul Giardino dei Punti. Allora, la pagina e il nostro sito è www.ilgiardinodeipunti.it. Potete scorrere tutte le varie caselle che ci sono. Se volete vedere i lavori potete andare a vederli nella gallery, ce ne sono diversi, insomma ce ne sono abbastanza. Poi ci sono naturalmente i nostri DVD, ci sono le promozioni che facciamo, chi siamo, dove siamo, potete vedere tutto, con gli orari, i costi, tutto quanto. La pagina Facebook è sempre Il Giardino dei Punti. E lì sapete come funziona su Facebook, abbiamo tante signore che intervengono, ci fanno i complimenti, ci chiedono le cose e noi ogni tanto mettiamo fuori dei lavori, tempo permettendo, perché tenendo conto che insegniamo dal mattino alla sera non c'è tanto tempo per andare su Facebook, ecco. Anzi, io poi mi devo scusare con le persone che eventualmente lasciano dei commenti, perché non sono espertissima e ogni tanto mi dicono no, dovevi rispondere dall'altra parte sulla risposta privata, quindi spero che mi perdonino le persone che ci scrivono qualcosa e non hanno risposte. Vabbè, è bellissimo, quindi adesso andiamo a cliccare mi piace anche noi, vero Carmela? Grazie, grazie. Verissimo, verissimo. Siete stati molto gentili a ricordarvi del Giardino dei Punti. Noi quest'anno abbiamo festeggiato i 20 anni, speriamo di andare avanti ancora per un po', naturalmente. Mi dispiace che ci conosciamo solo adesso, perché altrimenti vi avrei invitato alla festa che abbiamo fatto il 5 di ottobre per festeggiare proprio questo compleanno. Vi terrò presenti per il 21esimo. Assolutamente, assolutamente. Naturalmente sì. L'invito rimane anche se passate da Milano o se volete venire apposta a trovarci. Abbiamo sempre delle torte fresche, facciamo un caffè buonissimo, il tè, la cioccolata, tutto. Quindi mi farebbe piacere ospitarvi. Beh, io Carmela direi che un invito così non si può rifiutare. Ma, è vero, assolutamente. Anche perché, ecco, noi che ci occupiamo di far riscoprire l'artigianato anche ai giovani, no, verremo lì, faremo le foto, dimostreremo che insomma ci sono tanti giovani che vogliono imparare. Persone che sono felici di aver potuto imparare attraverso i nostri DVD e di aver riscoperto proprio una cosa che possono fare con le loro mani, quindi proprio da artigiani. Qualcuna delle mie alunne a sua volta si è messa a lavorare per conto terzi,
È un lavoro abbastanza faticoso, nel senso che non c'è questo grande guadagno proprio per quello che diceva prima Carmela, ma però c'è la soddisfazione di vedere dei manufatti che vengono indossati dalle persone, che vengono utilizzati in casa, messi nelle tende, e questo penso che sia veramente un piacere che ti dà anche una gioia. E quindi è una cosa artigianale, ma di gran classe, è una cosa un po' d'élite, non è l'artigiano così normale, è un artigiano di nicchia, ma di livello superiore chi fa queste cose. È vero, perché ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, però è vero, come diceva la ragazza, le soddisfazioni sono uniche. Sì, ve lo posso garantire, anche perché lo faccio anch'io il tombolo, quindi ve lo garantisco, quando è un lavoro da iniziare, lo inizi dicendo vabbè non so se ci riesco a farlo in questo in tot tempo, però poi quando ce l'hai davanti tutto realizzato veramente quasi ti piange il cuore se te lo devi togliere. Guarda, stasera un'alunna che per motivi di lavoro viene tardi e quindi fa un corso privato ha tolto il suo primo lavoro dal tombolo, le brillavano gli occhi e ha detto non vedo l'ora di portarlo a casa a mio marito, farlo vedere, anzi c'è una zia che mi ha già chiesto di farle dei lavori, primo lavoro, quindi è stata una soddisfazione anche per me. Ma ti stavo dicendo, ho tante lettere di gente che è stata felice di poter scoprire una tecnica così che aveva sempre visto, immaginato e sognato e non pensava di poterla realizzare perché pensava di non avere più l'età giusta, ecco. E questa è una soddisfazione. Sai che cosa dico sempre alle mie alunne? Signore, io potrei fare la casalinga felice, eppure sono qui dalla mattina alla sera. E naturalmente loro ridono perché mi dicono ma come fa senza il tombolo? Infatti, vero. No, è stato bellissimo questa sera intervistare Maria Grazia Lenti, perché veramente ci ha dato un ulteriore esempio di come l'artigianato possa anche far felici le persone, possa cambiare un po' la vita delle persone. È una cosa importantissima perché può cambiare anche la vita dei giovani, insegnargli qualcosa della tradizione, riuscire a far capire che le tradizioni non vanno dimenticate, anzi vanno tramandate, certo, senza le gelosie, senza insomma tutte queste cose, queste invidie che di sottofondo, e che comunque anche essendo artigianato un po' di nicchia, come diceva Maria Grazia, è comunque artigianato che fa parte della tradizione italiana, quindi è giusto che vada rivalutato, è giusto che vada insegnato. Ecco, sarebbe molto bello che i giovani imparassero, anche perché loro potrebbero portare delle cose, delle idee nuove. Cioè si tramanda una tradizione, però c'è sempre qualcuno che riesce ad aggiungere qualcosa di nuovo, e questo lo possono fare proprio le persone giovani che hanno una mente libera, non costretta. È vero. Noi dei giovani ne conosciamo tanti, Andrea, ne abbiamo conosciuti tanti anche tra le interviste per l'artigianato all'Arrembaggio, e veramente abbiamo scoperto dei bei esempi, e ogni volta rimaniamo esterrefatti perché i giovani hanno tante idee, però purtroppo ecco, forse hanno anche un po' paura di metterle in pratica alcune volte. Ma io cerco di spronarli quando capitano da noi. Accetto sempre. Ecco, secondo me così deve essere fatto, perché altrimenti. Eh sì, bisogna cercare veramente di mettersi in gioco, specialmente quando si hanno delle idee buone, non bisogna fermarsi, non bisogna avere paura. No, bisogna sperimentare soprattutto. Assolutamente. Beh, Carmela, siamo praticamente arrivati al termine della nostra chiacchierata con Maria Grazia Lenti, che ringraziamo e ricordiamo ancora il sito internet del circolo, giardinodeipunti.it. Devo dire che ci sono veramente delle cose meravigliose anche su Facebook. Io stavo un attimo mentre si parlava sbirciando le varie foto. Invitiamo veramente i nostri amici, chi è in zona Milano, comunque limitrofi, insomma, anche magari ad andare a trovare Maria Grazia, perché sicuramente ci sono delle cose importanti da imparare. Ma anche se non sono in zona, noi abbiamo tanti clienti anche che vengono dal Veneto, quindi non dal Veneto, da New York, dal Giappone, dall'Australia. Venite a trovarci.
venite a trovarci, ci fate solo piacere, proprio anche soltanto per bere un caffè. Se poi Carmela viene con i suoi lavori, li confrontiamo, li guardiamo insieme e li metteremo insieme sul sito. Bene, bene, ok. Allora ringraziamo la nostra Maria Grazia Lenti, che è stata qui con noi, ci ha fatto compagnia e ci ha dato questi bellissimi esempi di tradizione e d'artigianato. Grazie tante a voi, grazie veramente e tanti auguri. Perfetto, grazie veramente Maria Grazia. Arrivederci. Intervista del giorno. www.containerradio.it E questa era Milva con la Filanda, insomma si parlava dell'arte del tombolo, dell'arte del ricamo, ci stava anche un pezzo come la Filanda, Carmela, giusto? Sì, perché alla fine comunque devi prendere i filati per poter ricamare, quindi va benissimo. Ringraziamo quindi Maria Grazia Lenti del Giardino dei Punti di Milano, questo circolo che insegna veramente un'arte antichissima, un'arte importante, poi che è bello anche tramandare, perché effettivamente abbiamo sentito anche Maria Grazia, lo sappiamo anche da altre scuole con cui siamo in contatto, insomma i giovani, diciamo, quelli che sono realmente interessati ci sono, frequentano e insomma dimostrano un interesse, però non tutti i giovani, diciamo, si avvicinano a questa che è un'arte antichissima, che è un'arte che poi ti fa produrre anche delle cose meravigliose. Ma secondo me è anche una questione di cattiva informazione, nel senso che siccome non se ne parla quasi mai, appunto, dei mestieri che si facevano una volta, magari i giovani non sono propensi perché non sanno, diciamo, perché non conoscono questo mondo. Anche per questo, insomma, abbiamo messo su Artigianato all'Arrimbaggio in collaborazione con il sito artigianatoallarrimbaggio.com. Infatti ringraziamo proprio gli amici del sito artigianatoallarrimbaggio.com che collaborano con noi con le varie interviste, perché sul serio serve parlare di artigianato, anche perché, come dicevamo anche qualche settimana fa e fino a pochi anni fa praticamente, ma un po' anche adesso, è sempre l'artigianato, diciamo, a dare quella spinta per far andare avanti anche l'economia, specialmente poi con queste piccole botteghe magari a livello familiare che insomma aiutano non solo a sostenere la famiglia, ma anche a portare avanti delle arti che sono antichissime, che è bello poi anche condividere con la nuova generazione che magari non le conosce. È vero, no, secondo me, ripeto, è un problema di cattiva informazione perché non se ne parla molto. Noi vogliamo parlarne perché è un campo che merita, il campo dell'artigianato merita tanto ed è molto 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 sottovalutato, in un certo senso è anche bistrattato, poverino, perché insomma sono, diciamo, le aziende che lavorano in serie, quelle che sono più grandi e che portano avanti grandi lavori, però secondo me i lavori fatti artigianalmente meritano di più, perché soprattutto perché sono pezzi unici e hanno molto valore, durano nel tempo e possono essere anche di stimolo per le giovani generazioni. Assolutamente, quindi è bello perpetuare questi tipi di arte, come quella per esempio del tombolo e del ricamo di cui abbiamo parlato in questa bella serata di artigianato all'Arrembaggio. Carmela, io darei anche i contatti, magari se qualche amica, se qualche amico vuole approfondire qualcosina in più, oppure anche proporre o proporsi per un'intervista, perché siete dei piccoli artigiani, state portando avanti un'arte antica, volete farvi conoscere un po' di più, magari volete che si parli del vostro modo di lavorare, della vostra arte, non c'è problema, scriveteci, perché veramente noi siamo interessati a tutti i tipi di lavoro, ovviamente in tutte le parti d'Italia, poi perché specifichiamo artigianato all'Arrembaggio si rivolge a tutte le regioni italiane, e anche magari se c'è qualche imprenditore che fa lavori per caso, lavori che riguardano l'artigianato anche all'estero, ci può contattare e potremmo anche organizzare qualche bella intervista anche fuori dall'Italia, Carmela. È vero, anche fuori dall'Italia. Noi non abbiamo problemi, anzi,
Essendo una web radio, la cosa positiva è che riusciamo ad arrivare ovunque. Assolutamente. Quindi, se portate avanti una tradizione o un mestiere di cui volete parlare, se avete anche delle piccole aziende, chiamateci, contattateci a container@andreacollalto.com. Oppure naturalmente su Facebook ci siamo tranquillamente, cercate Carmela Simeone, cercate Andrea Collalto e vi potete mettere in contatto con noi. A tal proposito ricordiamo che ci sono anche le nostre pagine pubbliche, Carmela Simeone e Andrea Collalto. Cliccate mi piace, mi raccomando, perché è importante poi anche per restare informati su tutto quello che combiniamo in radio, non solo su questo programma, su Artigianato all'Arrembaggio, ma anche su tutto il resto, su tutta la programmazione. C'è anche la nostra pagina del gruppo su Facebook di Container Radio, cercate Container Radio by Andrea Collalto & Co. e lì, insomma, restate decisamente informati su tutto quello che succede. Poi Carmela, io darei anche un salutone agli amici che ci ascolteranno o che ci avranno magari ascoltato durante le varie repliche. E poi ricordiamo anche, è vero, magari mandiamo un abbraccione a tutti coloro che quotidianamente ci supportano in radio, a volte anche ci sopportano. Sì, spesso sì. E che sono legati anche a questa trasmissione, che per repliche è al venerdì alle 20, il sabato alle 7 del mattino, il sabato ancora alle 16 del pomeriggio, la domenica alle 23, il lunedì alle 13 e il lunedì alle 17. Quindi insomma ci sono tanti giorni, tanti orari per riascoltare Artigianato all'Arrembaggio. Settimana prossima altri argomenti interessanti, mi sembra che ci siano due argomenti la prossima settimana, Carmela, e comunque daremo conferma nei prossimi giorni, perché ci stiamo organizzando veramente con tante interviste che spaziano e stanno spaziando veramente in tutte le arti, in tutti i mestieri. E, insomma, vi è vero, perché ci arrivano delle segnalazioni, ci contattano per farsi intervistare, per dar luce anche al proprio mondo artigianale, quindi noi siamo contentissimi e ci stiamo organizzando con le varie interviste. Assolutamente, poi nei prossimi giorni vi terremo informati sulle nostre pagine di Facebook e anche sul blog di Container Radio. Detto questo, veramente l'appuntamento è per la prossima settimana ancora con Artigianato all'Arrembaggio e mi raccomando, restate sempre con noi qui su Container Radio. Mi raccomando, non mancate. Un abbraccione a tutti e ciao Andrew. Ciao Carmela, ciao a tutti. Till I can get my container.